Benvenuti in questo video dove parlerò di un argomento richiestissimo. Mi arrivano molte domande al riguardo, e cioè come gestire gli errori mentre suoniamo. Prima però di iniziare a entrare nel vivo della lezione, vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciarci un like e condividere al termine della lezione se vi sarà stata utile. Bene, iniziamo. Allora, la domanda è: come si gestiscono gli errori? È una bella domanda, vero? È un po' come qual è la pozione della vita eterna? Allora, diciamo che è un domandone che tormenta tante persone. Ora, perché poi in realtà la domanda che è dietro questa domanda, a tante persone, ma in realtà la vera domanda è: come posso eliminare gli errori? Allora, in realtà l'errore in sé per sé, soprattutto l'errore quello imprevisto, quello che non avete magari mai fatto e la prima volta sbagliato su quel passaggio non l'avete mai sbagliato, ecco, voglio dire, l'errore è qualcosa che più che da eliminare va saputo gestire. E poi forse allora verrà anche eliminato. Andiamo a spiegare. Come vi avevo promesso, avrei insomma, approfondito questo particolare argomento. Intanto iniziamo con il dire che gli errori sono di varia natura, sono diversi, non sono errori della stessa categoria, no? Possiamo fare errori di varia tipologia. Allora, intanto prendere consapevolezza di come affrontare l'errore nel caso arriverà, questa situazione psicologica crea uno stato di tranquillità, perché sappiamo che se anche arriva l'errore, noi sappiamo cosa fare. Non andiamo nel panico, insomma, non facciamo le famose figuracce, anche se poi sbagliare non significa fare una figuraccia. Però comprendo che è una situazione imbarazzante per chi compie l'errore, soprattutto se è una situazione dove suoniamo davanti a delle altre persone. Ma come vi dicevo prima, la cosa importante è capire la natura dell'errore, perché ogni tipologia di errore, come dire, ha una cura, ha una sua modalità di essere affrontato. Per esempio, gli errori fatti sempre sugli stessi punti sono diversi dagli errori che capitano su punti che non sbagliate mai, oppure proprio ogni 6 mesi fate quell'errore, quindi è quasi come se fosse di nuovo un'altra prima volta. Ora, l'errore fatto sempre sullo stesso punto sta ad indicare, quindi, che se su 10 volte che affrontate quel passaggio, 8 sbagliate, vuol dire che, insomma, quello è un passaggio da considerare che sbagliate sempre, in pratica. Questo significa che la difficoltà di quel passaggio, la caratteristica magari tecnica di quel passaggio, ancora non l'avete superata, cioè ancora non ne siete padroni. Per esempio, magari un passaggio dove c'è un arpeggio e lo sbagliate sempre, magari sempre sullo stesso punto. Allora, come si affronta lo studio di un arpeggio? Adesso lo dico solo a grandi linee perché questo è un altro argomento. Però magari sicuramente suonandolo, studiandolo da lento a veloce. Questo è sicuro, che fare le cose lente è sempre una buona regola per capire meglio che cosa stiamo facendo. Poi magari le varianti ritmiche, quindi modificando leggermente il ritmo per renderlo ancora più difficile di quello che è e poi riportarlo al suo stato originale. E delle varianti ritmiche anche farò una lezione, un video dedicato, perché è un grande argomento. Oppure magari raggruppando gli arpeggi in blocchi di suoni, quindi non una nota alla volta, ma più note alla volta. Anche questo, per esempio, è molto utile. Ma non è tanto come superare, in questo video non era il centro come superare le difficoltà di un arpeggio, ma era per dirvi che se c'è un errore specifico, bisogna applicare la metodologia per quel tipo di errore, perché sappiamo che quell'errore arriverà sicuramente, quindi è probabilmente un problema tecnico. Oppure magari semplicemente magari potrebbe essere un problema di diteggiatura, un altro caso, che magari ci rendiamo conto che le dita che abbiamo scelto su quel determinato passaggio forse non sono tanto congeniali, quindi magari dobbiamo cambiare le diteggiature. Oppure magari la diteggiatura che c'è scritta è quella giusta, però noi non ci siamo resi mai conto che noi non abbiamo mai applicato quella diteggiatura, magari usavamo altre dita che ci fanno sbagliare, e quindi applicando la diteggiatura giusta non sbagliamo, o comunque sbagliamo molto 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 meno. Mettiamoci anche che però poi per controllare se la cura dell'errore tecnico o della diteggiatura, o perché magari semplicemente non ci ricordiamo bene che lì c'è un si bemolle e noi suoniamo si naturale, ok? Quindi potrebbe anche essere semplicemente una nota che non ci ricordiamo, quindi
quindi un problema più di memorizzazione del passaggio, e qui non intendo di suonare a memoria, intendo proprio però ricordarci che lì c'è quella nota anziché un'altra. Ricordarci ovviamente con l'aiuto della lettura, però a volte quando le note sono molto veloci dobbiamo anche ricordare un po'. Quindi in questi casi bisogna appunto diversificare questo genere di errori, che però fanno parte, come dire, della famiglia degli errori che sappiamo che arriveranno, e quindi possiamo trovare un modo per studiarli meglio e per eliminare il problema, considerando il fatto che se però per tanto tempo li abbiamo sbagliati, li abbiamo inseriti quegli errori nella nostra memoria. Quindi non vi spaventate se, anche se applicate la metodologia per correggere quegli errori, per un po' di tempo ogni tanto rispunteranno fuori. Questo è un po', insomma, una cosa normale, quindi dovremo studiarli tantissimo e eseguirli in modo corretto tante volte da sbilanciare la statistica verso l'esecuzione corretta di quel passaggio, in modo che a livello appunto numerico, statistico, anche se l'errore è nella nostra memoria, perché da qualche parte il cervello l'ha memorizzato quell'errore fatto tante volte, però, come dire, è stato coperto da tante più volte suonato bene quel passaggio. Quindi l'errore che già ci aspettiamo è curabile. Quindi questo è il senso. Il problema non è tanto quindi l'errore che ci aspettiamo, che sappiamo che tanto quando arriviamo lì sbaglieremo, non è tanto quello, perché quello con un buono studio, un buon metodo mirato si risolve. Il problema è, sono tutti quegli errorini che invece sono più, come dire, non prevedibili, perché non sono sempre gli stessi, capitano una volta ogni tanto, oppure veramente una volta sola, poi quell'errore non lo facciamo più, lo facciamo da un'altra parte. Allora lì il problema non è tanto prevenire l'errore, perché non è quello, non si può prevenire quel tipo di errore là. Potrebbe essere dettato da mille motivi, veramente una zanzara che è passata e ci siamo distratti, un rumore che abbiamo sentito e ci siamo distratti, ma tanti possono essere, veramente potrei fare una lunga lista di motivazioni che generano questo tipo di errori. Un momento di deconcentrazione anche, proprio un attimo di calo di attenzione, succede e non è prevedibile. Questo sì, si può allenare la concentrazione, anche qui c'è un discorso, però l'imprevisto di questa categoria si chiama imprevisto, infatti. Quindi non è un errore prevedibile. Allora non è tanto il problema di come prevederlo, curarlo, perché non lo sappiamo qual è, quindi sarà difficile, ma è come gestirlo. E qui ritorniamo a quello che abbiamo detto un po' all'inizio. Quindi, come dire, già accettare in partenza che probabilmente arriverà un errore, ma non sappiamo dove. Quindi non dobbiamo andare a curare l'errore, ma dobbiamo andare ad agire su come noi affrontiamo quel momento, che è tutta un'altra cosa. È proprio un'altra cosa. Ora, come si allena questa cosa? C'è un metodo anche per questo, però non è facile applicarlo, quindi vi dovete impegnare tantissimo e autocondizionarvi a tal punto di riuscire, quando succedono queste cose, a fare una certa, diciamo, a comportarci in un certo modo. Vi spiego brevemente. Cosa succede quando siamo appunto magari a un saggio, a un concerto, comunque davanti a qualcuno, oppure semplicemente in un momento in cui non dobbiamo sbagliare per qualsiasi motivo? Stiamo registrando, non lo so, non vogliamo sbagliare, per qualsiasi motivo la condizione che ci poniamo è non sbagliare. Se sbagliamo, andare avanti dopo quell'errore, poi a prescindere da come siamo riusciti a proseguire dopo quell'errore, se l'abbiamo ripetuto più volte prima di riuscire ad andare avanti, e qui apro e chiudo una parentesi, lo studio delle parti al contrario e degli attacchi al dritto vi aiuta per saltare subito su un attacco successivo, però questo adesso non è questo la lezione, non è qui la lezione dove voglio riaprire questo discorso già affrontato e che riaffronterò. Ma il problema è dopo l'errore, perché dopo che noi facciamo un piccolo errore di questa categoria, cioè che non ci aspettiamo, ci lascia un po' scossi lì per lì, è che una piccola parte della nostra mente, a volte non troppo piccola, della nostra attenzione, dei nostri pensieri, continua a pensare a quell'errore, mentre in realtà noi stiamo già suonando oltre, siamo già a due righe dopo dove abbiamo fatto quell'errore, no? Questo pensiero, è come una finestra del computer che si apre, no? E che noi dobbiamo chiudere ogni volta, che ci dà fastidio, che ci crea una sorta di disattenzione, un fastidio che continua ad esserci mentre noi dovremmo avere invece tutta l'attenzione per poter proseguire senza sbagliare quello che c'è dopo. Quindi
Quindi che cos'è che dobbiamo fare? Ci dobbiamo allenare e quindi sono preziosi invece quegli errori imprevisti che ci capitano a casa quando siamo da soli, che stiamo studiando, che stiamo provando un'esecuzione. Quando abbiamo quel momento dove c'è l'errore, dobbiamo andare avanti e provare a non dare troppo spazio nella nostra mente a quell'errore. Detta così sembra o troppo difficile o troppo facile o impossibile. In realtà semplicemente va allenato come dobbiamo andare avanti, in qualsiasi modo possibile e immaginabile, qualsiasi, anche saltando una battuta, sbagliando qualche nota successiva, ma dobbiamo andare avanti e non ci dobbiamo fermare, perché dobbiamo cercare di allenarci a sopportare l'errore che è già successo, che è già avvenuto, e provare invece ad essere concentrati totalmente su quello che c'è dopo. Perché altrimenti un piccolo errorino potrebbe inficiare tutto quello che c'è dopo. E magari se questo errorino arriva all'inizio di un brano, tutto quello che viene dopo a valanga peggiora. Quindi è molto importante questo aspetto, che in realtà è da cogliere bene, da comprendere e da affrontare nel giusto modo. A volte, infatti, sento dare questo consiglio. Magari da un insegnante a un allievo, o comunque tra studenti o tra così, colleghi musicisti. Guarda, quando suoni in pubblico, cerca di riportare nella tua mente quella tranquillità che tu hai a casa quando sei da solo e vedrai che riesci ad affrontare il pubblico meglio. Allora, non è un consiglio sbagliato, eh? Va bene, anzi, va applicato, va benissimo, però andrebbe applicato anche il contrario. Cioè, riportare la situazione di attenzione a livelli molto molto alti, di quando invece siamo a casa che saremmo molto liberi così, e invece pensare come se avessimo il pubblico davanti a noi. Sapete perché è importante fare anche questo? Perché è una questione di numeri, matematica. Quante volte noi possiamo stare di fronte a un pubblico e allenarci a pensare alla sensazione di quando siamo a casa? Poche, perché quante volte suoniamo davanti al pubblico, soprattutto parlo da studenti, non è che ci sono tutte queste occasioni. Quindi testare questa cosa, sì, si può fare, ma è poco. Quante volte siamo a casa da soli a studiare? Si spera tante. E quindi sono molte di più le volte che noi possiamo riportare a casa quella sensazione, quello stato e provare quindi a superare l'errore nel modo in cui lo dovremmo fare di fronte a un pubblico. Quindi non, come dire, vabbè, sto a casa mia, non fa niente, lo rifaccio, ricomincio da capo. No, è dire, devo andare avanti perché io ho un pubblico che mi sta ascoltando. Quindi anche il contrario è fondamentale. Anzi, forse, ripeto, a livello di numeri di volte che si può fare, è più, come dire, vince sui numeri. Quindi, diciamo anche altre cose. È come se, per gestire questo tipo di errori, quindi questi errori imprevedibili, bisognerebbe cercare di andare avanti qualsiasi cosa succede, ovviamente nei limiti del possibile. In quanto momenti di disattenzione, distrazione possono avvenire per mille motivi. Magari stiamo facendo un concerto e c'è un bimbo in prima fila che muove un po' le gambe, noi le vediamo con la coda dell'occhio, ci distraiamo, oppure una zanzara che ci gira intorno alle mani mentre suoniamo. Sembra una sciocchezza, ma distrae. Oppure magari siete a casa, state studiando ed avete il cellulare vicino e siete tentati, magari lo sentite vibrare, pensate, ecco, adesso mi ha scritto, insomma, il cervello comincia ad andare. Oppure state facendo un concerto in sala, qualcuno che non ha silenziato il cellulare, squilla il cellulare. O magari anche altre situazioni, come per esempio, siete ad un esame, voi state facendo un esame, in commissione sentite che mentre suonate un commissario parla ad un altro e dice qualche cosa, no? Un docente parla con un altro e voi pensate, ecco, ho sbagliato, sta dicendo che sto suonando male, ho cominciato a fare tutti questi pensieri, magari sbagliate perché vi distraete, invece magari si stanno dicendo, vuoi un caffè? Oppure, meglio, quanto è bravo questo studente, però, ecco, invece voi magari per i pensieri, quindi, come dire, cercare di, a casa, quando studiate, riportare quello stato di forza, di concentrazione, che voi qualsiasi cosa sentite, riuscite comunque ad andare avanti. E
In questo vi può aiutare anche un amico, un parente, cioè che magari mentre suonate si muove intorno a voi, cioè proprio allenarvi così, oppure, che ne so, vi muove, vi mette una matita vicino al leggio, oppure così è un'azione vicina a voi che un pochino vi potrebbe distrarre, voi comunque dovete proseguire. Mille modi ci sono per allenarci ad essere concentrati, malgrado tutto. Ecco, spero di avervi dato degli spunti, insomma, interessanti su cui lavorare, su cui riflettere prima di tutto e poi lavorare. Fatemi sapere come fino ad oggi avete gestito i vostri errori, se lo avete sentito come un problema e se questo discorso vi ha aperto, come dire, un po' un altro modo di pensare e se vi porterà dei benefici, nelle vostre esecuzioni, quindi dei risultati concreti. Aspetto di saperlo nei commenti. Ci vediamo alla prossima lezione.